Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Piazza Prefettura a Catanzaro sotto la sede appunto delle Poste, della filiale. In mia compagnia il segretario regionale Enzo Cuferi per una manifestazione organizzata proprio dall'SLP CISL e da altre sigle sindacali, tra le quali la CGIL, Willpost, UGL e Compsal. Perché è importante essere qui oggi a manifestare insieme a tutti i lavoratori delle Poste italiane? Per l'ipotesi di privatizzazione che finirebbe per snaturare Poste Italiane e il suo ruolo che ha avuto in tutti questi anni, un'operazione incomprensibile sia dal punto di vista sociale che economico. Credo siamo di fronte all'ennesimo, diciamo, l'ennesima svendita di Stato. È importante essere qui anche per garantire dei posti di lavoro che via via stanno per scomparire. Ne parlava qualche postale poco fa, parlando del recapito a giorni alterni e delle lamentele che avvengono non solo dalla parte dei lavoratori ma anche dalla parte dei clienti. In tutti questi cambiamenti che sono pesati sulle spalle dei lavoratori e la CISL ha cercato diciamo di farsene carico, quanto il lavoratore può sopportare ancora? Guardi, noi siamo preoccupati perché gli assetti occupazionali con questa ipotesi chiaramente vanno in forte pregiudizio, soprattutto nel settore del recapito, nel PCL. La divisione della logistica è in forte crisi per mancanza di investimenti, per il ruolo sociale che ha svolto in tutti questi anni, che grazie al sistema diciamo unico, la nostra azienda sull'unicità è riuscita non solo ad ammortizzare i costi che derivavano da questo settore, ma è riuscita anche a dare un asset diverso al paese rispetto alle banche e altri gruppi che operano insomma nella stessa tipologia. Siamo preoccupati perché un'ipotesi di privatizzazione totale lascia poco spazio al sociale. Sappiamo anche che in questi ultimi giorni si sono intensificate le riunioni da parte dell'SLPC, le assemblee sui luoghi di lavoro, e comunque è stato riproposto lo sciopero delle prestazioni aggiuntive per cercare di essere presenti anche con gli unici mezzi che sono in mano al lavoratore, che è ancora lo sciopero, comunque l'astenersi da alcune prestazioni che l'azienda alle volte un po' impone. Sì, è chiaro che in questo momento stiamo facendo delle manifestazioni per trovare e sollecitare, trovare alleanze e trovare anche delle sensibilità esterne che possono aiutarci a far comprendere l'errore che il governo sta compiendo con la privatizzazione Poste Italiane. L'appello alle istituzioni, le manifestazioni davanti alle prefetture, le audizioni nel Parlamento, coinvolgimento dei sindaci, sono tutte iniziative propedeutiche poi a quella che sarà una grande manifestazione a Roma, che si farà lo sciopero generale con manifestazione a Roma che si farà nel mese di settembre. Perfetto, ringraziamo il segretario regionale Enzo Cuferi per il tempo che ci ha dedicato, e la piazza si è praticamente riempita. Buona manifestazione. Grazie a voi ragazzi.